Buongiorno a tutti, sono le 11:31, inizio con qualche secondo di ritardo. Sono Luca Testoni, direttore di Etica News di ESG Business Review. Do il benvenuto, è un grandissimo piacere avervi con noi oggi in questo che è per noi un momento davvero rilevante nel percorso del progetto Etica News e anche del percorso di vogliamo chiamarla alleanza, comunque nel percorso integrato che stiamo facendo con MoneyMate, che è il nostro partner da diversi anni. Do il benvenuto e mi permetto veramente due parole. Oggi siamo in numerosi, quelli che sono connessi e soprattutto dando un'occhiata ai registrati. Oltre che numerosi, siamo anche qualitativamente importanti. Hanno espresso interesse verso questo progetto un numero molto eterogeneo, cioè un gruppo molto eterogeneo di soggetti, lungo l'intera filiera dell'investimento. Quindi andiamo dalle reti, dai risparmiatori, fino agli investitori istituzionali, senza escludere family office e anche abbiamo ospiti nostri oggi, alcuni dei regolatori del mercato finanziario. Segno che il progetto, in effetti, è un progetto, l'Atlante punto SRI, che si prefigura di essere uno strumento importante per chi di professione lavora con la finanza e, in particolar modo, con la finanza sostenibile e responsabile, diciamo la finanza ESG. Quindi oggi siamo a presentare che cosa? Andiamo a presentare questo Atlante.sra, che è la trasposizione online, quindi massimamente accessibile, massimamente usufruibile e anche massimamente utilizzabile in termini di elaborazione e di analytics. Quindi andiamo a presentare la trasposizione del nostro progetto Atlante SRI. Può sembrare minima la differenza, in effetti è il nome identico con l'interposizione di un puntino per dare l'idea della versione telematica e digitale, però il passaggio è notevole, nel senso che il nostro progetto Atlante SRI esiste da ormai quasi 5 anni, qui andremo a presentarlo nel corso della giornata, e ad oggi questo aggregato di strumenti, quindi il database trasformato in piattaforma Analytics, rappresenta una bussola. Noi l'abbiamo immaginata come una guida, come uno strumento per orientarsi all'interno di un mondo che, per chi lo studia quotidianamente, ormai si è svelato. Il mondo ESG, il mondo della finanza responsabile, è un mondo estremamente complesso, la cui complessità non andrà a scemare nel prossimo futuro, ma al contrario, andrà a moltiplicarsi. Questo che andremo a presentare oggi, lo ripeto, emergerà ancora nel corso della giornata, è uno step notevole, è uno step ancora mai fatto in Italia, probabilmente ci sono pochi casi del genere anche in Europa. È un primo step, nonostante la sua importanza, apre la strada a tutta un'altra serie di elaborazioni che sono già in programma da parte nostra, che andranno ad arricchire Atlante.sri nel corso del tempo. Benvenuti dunque, benvenuti in uno strumento che cercherà di semplificarvi la vita e comunque di diventare un benchmark in questo mondo estremamente complesso, ma anche estremamente affascinante. Dobbiamo abituarci a convivere con questa complessità, non ci abbandonerà e sarà compagno di strada per chi nel futuro, da oggi e nel prossimo futuro, si cimenterà con la finanza ESG. Due parole sulla giornata. A breve passerò la parola a Ugo Assandri di Etica News, il nostro responsabile marketing e sviluppo progetti, che illustrerà in maniera un pochino più dettagliata il progetto Atlante.sri. Poi la parola passerà a Noemi Primini del nostro ufficio studi, che è di fatto la mente, se vogliamo, il costruttore del progetto Atlante SRI. Quindi entreremo in verticale sulla piattaforma, andremo a vedere come la piattaforma si presenta, come la piattaforma funziona e a quali risposte di chi si occupa di finanza ESG oggi questa piattaforma, a quali risposte oggi questa piattaforma può rispondere.
Quindi mi fermo, buon ascolto e buona partecipazione a tutti. Ecco, in particolare, sono ovviamente gradite, ci aspettiamo domande perché stiamo parlando di una frontiera tecnica, come ho già detto, importante e innovativa. Siamo a vostra disposizione. Al termine delle tre presentazioni cercheremo di affrontare le domande arrivate. Siamo anche a disposizione, però, in generale, per qualsiasi tipo di quesito, scriveteci, quello che non riusciremo a approfondire oggi, riusciremo a farlo non in diretta, ma successivamente. Bene, allora, parola a Ugo, vai, buon lavoro e io coordinerò da moderatore da questo punto in poi, quindi la parola è vostra. Grazie Luca, buongiorno a tutti. Mi presento nuovamente, sono Ugo Assandri, marketing manager di Etica News e responsabile dei progetti di sviluppo. Spero che la presentazione sia visibile. E niente, partirei dicendovi che io nella mia presentazione, in un'undicina di minuti, cercherò di portare un overview sull'Atlante.sri, che oggi rappresenta l'unico tool digitale per analizzare il paniere dei fondi ESG disponibili in Italia. La mia presentazione prevede una veloce introduzione, un overview sulle due anime che hanno dato vita al tool Atlante.sri. Le due anime sono Etica News e Moneymate. Faremo una carrellata sugli indicatori ESG integrati all'interno del tool. Vedremo un esempio di alcune domande a cui il tool può aiutare a fornire una risposta. Ugo, Ma scusa prima se di interrompo, mi segnalano che sarebbe opportuno alzare un po' il volume, se riesci, in maniera che mi è arrivato un messaggio. Datemi solo un secondo, provo a alzare la voce perché io il volume ce l'ho al massimo. Provo ad alzare la voce. Ottimo, ottimo, va bene. E niente, quindi ero arrivato alle domande a cui proveremo a dare una risposta vedremo quali domande l'Atlante SRI può aiutare a fornire risposta e la formazione rilasciata in parallelo al tool e il sistema integrato, ovvero tutti gli servizi collegati e che comunicano attivamente, interagiscono attivamente col tool Atlante.sri. Una veloce introduzione. Il Atlante.sri è un tool che attraverso l'applicativo Found Focus unisce le competenze di Etica News e Moneymate. Questo consente di rendere selezionabili, analizzabili e confrontabili online tutti i prodotti SRI che sono oggi distribuiti in Italia. Il punto di partenza, le solide fondamenta del tool sono l'Atlante SRI, unico database dei prodotti socialmente responsabili distribuiti in Italia, di cui Noemi Primini, mia collega, tra poco vi parlerà. E il tool, così come è stato pensato e sviluppato, è dedicato a un pubblico di banker, fund pickers, consulenti e società di gestione che desiderano integrare o migliorare il proprio approccio SRI. Una veloce overview su Etica News, che con le sue due testate, l'online e il semestrale cartaceo ESG Business Review, è oggi il benchmark italiano sugli ESG. Gestisce, è proprietaria e gestisce la metodologia e l'aggiornamento del database Atlante SRI e grazie alla maturata esperienza con i principali gestori del panorama europeo, anche attraverso il principale evento Salone SRI, oggi è in grado di offrire un punto di vista privilegiato a tutti gli operatori della finanza sostenibile. Vi sottolineo la chiocciola che vi sto evidenziando sull'evento Salone SRI, in quanto quest'anno, da partire da quest'anno, avremo un'evoluzione digitale e multimediale dell'evento. Un breve focus sul database, lanciato nel 2016, proprietà di Etica News, che prevede un continuo aggiornamento in funzione di due criteri di selezione, i fondi che si sono dati una policy SRI e
e i fondi che dichiarano una strategia riconducibile a uno degli elementi ESG. Ad oggi l'Atlante contiene oltre 1700 prodotti e sempre sull'Atlante Ethical News effettua periodiche analisi e studi che sono oggetto di articoli scientifici ad hoc. Articoli scientifici di cui in questa schermata vi ho voluto portare un breve esempio facente riferimento allo stress finanziario dei mercati che abbiamo vissuto recentemente, stiamo ancora vivendo, causato dall'emergenza sanitaria e la tenuta sia in termini di performance che di raccolta dei fondi SRI. Un overview su MoneyMate, che ha quasi 30 anni di esperienza nella raccolta, gestione e diffusione di dati finanziari e si propone come partner delle aziende che necessitano di soluzioni tecnologiche avanzate in ambito finanziario. MoneyMate in particolare eccelle in tre aree che sono la raccolta, la gestione e la diffusione dei dati finanziari, lo sviluppo di software applicativi per il supporto decisionale nei processi di investimento e lo sviluppo di soluzioni personalizzate. Tutto il mondo MoneyMate è potenziato dall'applicativo FanFocus. Ora facciamo una veloce carrellata sugli indicatori ESG integrati all'interno del tool. Sulla sinistra partiamo con lo ESG Coverage, che indica la copertura ESG del portafoglio sottostante con un valore minimo del 65%, l'MSCI ESG Quality Score, che misura la qualità ESG del sottostante al fondo. Poi abbiamo i due MSCI ESG Quality Score Peer Rank e Global Rank, che indicano il posizionamento del fondo in termini di ESG Quality Score rispetto ai peer e rispetto a tutti gli altri prodotti. Sulla sinistra invece possiamo vedere l'ESG Weighted Average CO2 Intensity, che misura le emissioni di CO2 del sottostante del fondo, l'ESG Sustainable Impact Solution Exposure, che va a misurare i ricavi delle attività incentrate al raggiungimento degli SDGs ottenuti dalle aziende presenti nel portafoglio, gli SDGs delle Nazioni Unite ovviamente, e lo Screening Criteria Exposure, che misura le attività non SRI contenute nel fondo. Tutto questo poi sarà oggetto di dimostrazione e di spiegazione da parte di Alessandro Felletti di MoneyMate. Io in questa schermata voglio portarvi una veloce overview di come sono integrati questi indicatori all'interno del tool. Passiamo ora alle domande, un esempio di alcune domande a cui Atlante SRI riesce, consentirà di dare una risposta. Se per esempio ci chiediamo quanto il fondo o l'ETF SRI hanno reso rispetto ai suoi concorrenti, il tool è in grado di fornire l'output qui riportato nell'immagine di sinistra, dove si vede in curva rossa l'andamento del fondo specifico, in questo caso un azionario, nella curva arancione la media dei rendimenti dei fondi azionari, dei prodotti SRI presenti nel database, e la curva gialla il benchmark di riferimento del settore, del mercato. Se invece volessimo selezionare prodotti socialmente responsabili con uno score ESG solo al di sopra di un certo valore, il tool è in grado di fornirci una lista di tutti i prodotti che rispettano questo parametro, inserendo il filtro MSCI ESG Quality Score. Infine, l'ultima domanda ad esempio che ho voluto portarvi: nel momento in cui trovassimo un fondo che risponde alle esigenze del nostro cliente e volessimo presentarglielo, il tool è in grado di fornire una scheda prodotto con tutte le caratteristiche del prodotto stesso che possiamo presentare e consegnare al cliente in modo da dargli la dimostrazione di tutte le caratteristiche del nostro fondo. Passo ora alla formazione molto rapidamente per consentire una piena fruibilità e la conoscenza di tutte le potenzialità e funzionalità del tool. Saranno rilasciati dei video tutorial che garantiranno la massima fruibilità e piena fruibilità della piattaforma. Il team di MoneyMate rimarrà a disposizione
con il suo supporto tecnico e a breve saremo online con l'atlante.sri.it, il nostro sito. Ora una velocissima overview sul sistema integrato, ovvero tutti i servizi, tutte gli altri servizi su cui il tool comunica attivamente. Abbiamo la ESG Business Review, che riporta semestrale, che riporta le classifiche delle categorie dell'Atlante SRI in base alle performance, in base al rischio, allo ESG score, è l'indicatore sull'impatto dei fondi. Abbiamo il portale nel portale di Etica News, che si chiama Eti Pro ed è destinato all'informazione professionale. Gli Eti Webinar, una nuova serie di appuntamenti organizzati da Etica News, in cui incontra aziende, investitori, advisor e si confronta con loro sui temi più attuali e di frontiera degli ESG. E infine il Salone SRI, evento di frontiera e di riferimento sulla finanza SRI e i prodotti ESG, che sarà live il 24 novembre. Uso nuovamente il termine live perché avremo anche la versione multimediale oltre che fisica. Questi sono i miei riferimenti, sono stato molto veloce perché voglio lasciare la parola ai tecnici e agli specialisti del settore. Questo è qua. Ugo, ottimo, grazie mille. Applauso virtuale da lontano. Intanto mi dovevo scusare con Alessandro Pelletti che prima non l'ho presentato, mi sono fermato su Noemi e poi è finita la presentazione. Comunque sarà la confidenza, ormai ci conosciamo da così tanto che lo do quasi per incluso in ciò che facciamo. Alessandro è l'amministratore delegato di Monimit, poi entreremo con lui a bomba sulla piattaforma. Prima di introdurre Noemi, due cose nella presentazione di Ugo. Avete visto, abbiamo citato un fondo Carmignac, non penso che sia stato scelto random, è stato uno dei fondi che nelle analisi più recenti fatte dall'ufficio studi guidato da Noemi ha brillato in termini di penso in termini di performance, vado a memoria. E segnalo un'altra cosa, Ugo ha menzionato il paniere degli azionari, e questo lo trovo uno strumento importante offerto da Atlante.sri, perché questi panieri di fatto, ed è poi la maniera in cui li abbiamo utilizzati noi fino ad oggi, sono degli ottimi indicatori per valutare un indice, cioè uno si deve confrontare l'andamento di un indice azionario italiano SRI, quel paniere può rappresentare un buon indicatore di riferimento. Di queste cose probabilmente ci dice in maniera più chiara Noemi, che adesso entra in scena. Grazie Noemi, vai! Grazie, buongiorno a tutti, sono Noemi Primini dell'Ufficio Studi di Etica News. Carico la mia presentazione. Ok. Oggi vedremo insieme l'Atlante SRI, ossia il database sottostante la piattaforma Atlante.sri sviluppata appunto con Monimit. Si tratta di una mappa, l'unica mappa di prodotti di risparmio socialmente responsabili distribuiti in Italia. Vedremo quindi da che fondi è composto, come si suddividono i fondi e gli ETF e gli approfondimenti collegati. L'Atlante SRI è stato lanciato nel 2016 da Etica News e oggi è l'unico database di prodotti SRI distribuiti in Italia. Con prodotti intendiamo appunto i fondi e gli ETF quotati sul mercato telematico di borsa italiana. Tra l'altro su un tema, in questa categoria sono inclusi quindi i fondi che investono in tematiche legate al clima, all'ecologia, quindi all'acqua, all'approvvigionamento di cibo. E come si vede nel grafico a torta, circa la metà del paniere dei fondi è rappresentato da prodotti legati al segmento equity. Per quanto riguarda invece i fondi multi-asset che possono investire in azioni e obbligazioni, quindi sono i bilanciati flessibili, questi rappresentano il 18%. Seguono poi quattro categorie di fondi obbligazionari. Tra questi la maggior parte sono fondi obbligazionari corporate, vi sono poi i governativi, i fondi che investono nei green bond e i breve termine. 6% del paniere dei fondi è rappresentato da fondi a scadenza e poi il 2% dei fondi passivi.
Nella slide successiva evidenziamo invece in termini numerici la proporzione tra le categorie. Come vedete, il numero delle classi dei fondi azionari è notevole, arriva a quasi a essere di 700 prodotti. Perciò il fan picker o il consulente si trova davanti a molti prodotti tra cui dover scegliere. In termini di patrimonio socialmente responsabile, come anticipato nella slide precedente, per quanto riguarda i fondi, le masse gestite sono pari a 110 miliardi di euro, le case coinvolte sono 92. In questo grafico mettiamo in relazione il numero dei fondi, il numero delle classi e l'entità del patrimonio dell'asset under management. La dimensione delle bolle è direttamente proporzionale alla grandezza delle masse gestite. In queste evidenziate color arancio indichiamo le società che hanno un patrimonio gestito in masse SRI superiore ai 10 miliardi. Tutte le altre invece si attestano sotto ai 7 miliardi. Passiamo agli ETF. Gli ETF sono, nella versione di marzo 2020, sono 95 per un totale di 109 classi. Si tratta di tutti gli ETF quotati sul mercato telematico di Borsa Italiana, su ETF Plus. In questo grafico, che evidenzia la crescita degli ultimi anni, si vede anche come, soprattutto nel 2018 e nel 2019 e anche nel 2020, il numero si è notevolmente aumentato. Il grafico fa riferimento alla data di avvio, la data dal quale un fondo dichiara di aver assunto un approccio SRI. Se invece consideriamo l'anno di approdo a ETF Plus, vediamo che nel 2018 sono fatto il loro ingresso 26 prodotti, nel 2019 49 e per i primi tre mesi del 2020 altri 10 prodotti. Quindi si tratta di 85 prodotti negli ultimi tre anni su un totale di 109, quindi praticamente la maggior parte dei prodotti. Passiamo alle categorie che ricalcano quelle dei fondi. Il 72% degli ETF SRI sono prodotti azionari, seguiti da un 6% di tematici, e poi ci sono le categorie degli obbligazionari, quindi corporate, breve termine, governativi e green bond. Sempre nello specchietto trovate la distribuzione per area geografica dei fondi azionari. In questa slide evidenziamo ancora i numeri in valore assoluto, quindi per ciascuna categoria, vedete quindi gli azionari superiori a tutti, seguiti dai corporate, tematici e dagli altri obbligazionari. Per quanto riguarda il patrimonio, siamo attorno ai 21,5 miliardi di euro e gli emittenti di ETF SRI quotati su Borsa Italiana sono 15. Nel grafico facciamo vedere la dimensione del patrimonio per singola casa di gestione, e le prime due case di gestione hanno un patrimonio superiore ai 6 miliardi ciascuna. Tutte le altre si attestano al di sotto dei 2 miliardi. Tutte queste ricerche, analisi, approfondimenti sulla Trante SRI sono tutte a cura di Etica News e sono disponibili su diversi canali. Abbiamo appunto il sito Etica News, la sezione Ti Investi SRI per gli abbonati a Eti Pro, la rivista semestrale ESG Business Review e il Salone SRI. Per quanto riguarda il sito, vi ricordo che gli appuntamenti del martedì sono interamente dedicati alle analisi della Trante SRI, quindi analisi su prodotti, sulle categorie, sugli indici o sui portafogli. Ho messo qui sotto alcuni titoli degli articoli più recenti. Inoltre è disponibile la versione pagamento ET Pro, un abbonamento annuale che consente di accedere alla sezione ET Invest SRI, all'interno della quale sono disponibili tutte le analisi, i report, i panieri completi dei fondi sostenibili, gli indici, i portafogli e le classifiche. Passiamo poi invece alla rivista, la ESG Business Review, una rivista semestrale dedicata a tutte le tematiche socialmente responsabili, e una delle due anime della rivista è dedicata appunto ai prodotti e al mondo del risparmio gestito. Al suo interno sono disponibili anche le classifiche che, come menzionava prima il mio collega Ugo Assandri, riguardano praticamente i migliori i fondi per ogni
per ogni categoria si prendono in considerazione i fondi più performanti, i primi 15 meno rischiosi e quelli che si distinguono invece per profilo ESG. Qua ho messo alcuni dei titoli della rivista uscita a febbraio, lo scorso febbraio, in cui abbiamo inserito le nuove categorie, abbiamo fatto appunto ricerche sul posizionamento in termini di score ESG dei fondi e degli indici. Infine, l'appuntamento con il Salone SRI, quest'anno il 24 di novembre, è un appuntamento annuale dedicato alle tematiche SRI ed è un momento di incontro tra operatori istituzionali, tra le case di gestione, consulenti e risparmiatori e le aziende. Si tratta appunto di una giornata interamente dedicata a queste tematiche e una delle main conference della giornata presenta appunto l'aggiornamento della tranche SRI, in questo caso sarà quello di settembre. Concludo dicendovi che uno dei momenti più importanti della giornata è l'assegnazione degli ESRI Awards, sono dei riconoscimenti che vengono dati sia alle case di gestione, alle migliori case di gestione di prodotti ESRI, sia ai singoli prodotti, riconoscimenti assegnati attraverso un approccio quantitativo e la base di partenza per le analisi è appunto la tranche SRI. Vi lascio infine i riferimenti per richiedere la policy di Atrante SRI, cioè abbiamo la mail atrante.sri@eticanews.it, per maggiori informazioni trovate la nostra mail e vi ricordo che a breve verrà lanciato il sito atrante.sri.it dal quale ci sarà un accesso diretto alla piattaforma di analisi. Grazie, ho concluso, passo a te la parola. Grazie Noemi, per te applausi, per quanto in digitale questi passaggi non si possono vivere in maniera vera e emotiva. Comunque molto bene. Bene, ecco. Ale, è il tuo momento. Entriamo nel vivo. Entriamo nei giochi. Andiamo a vedere di che cosa stiamo parlando. Sì, grazie Luca. Io ringrazio ancora Etica News perché questo progetto per noi ci rende molto orgogliosi, è fondamentale. Perché, vista dal punto di vista Moneymate, questo progetto consente nuovamente Moneymate di posizionarsi tra i primi, nel senso che Moneymate è sbarcato in Italia nel 94, è stato il primo prodotto di analisi finanziaria disponibile per i consulenti finanziari di istituzioni e questa versione di FanFocus di Atlante SRI consente a Moneymate di essere nuovamente la prima, perché concettualmente questo tipo di applicazione così verticalizzato nell'ambito SRI ESG non esiste, siamo i primi a presentarne una e veramente questo ci rende molto molto orgogliosi e dà ancora più valore alla partnership che abbiamo con voi. Entro subito nel merito, guardate, io condivido adesso il mio schermo, penso che da questo punto in avanti riusciate tranquillamente a vedere la piattaforma. La piattaforma è basata sul nostro applicativo FanFocus. FanFocus è uno strumento di analisi decisionale ed è uno strumento che permette in modo completamente aperto di costruire un'analisi quantitativa sui prodotti finanziari. La particolarità della versione Atlante SRI è che il database, come ha illustrato Noemi qualche minuto fa, è completamente verticalizzato sui prodotti SRI ESG. Questo dà un valore e un significato completamente nuovo agli indicatori che ci sono all'interno di FanFocus, perché consente di poter contestualizzare e posizionare il prodotto o i prodotti che si stanno analizzando all'interno della categoria di riferimento. Il database è completamente nuovo, le categorie, come ha spiegato prima Noemi, sono completamente nuove, quindi vuol dire che dentro nell'applicativo non troviamo le categorie Moneymate piuttosto che le categorie Morningstar o le categorie suggestioni. Sono categorie che vengono costruite completamente dall'ufficio studi di Etica News e che trovano il significato all'interno dell'applicativo. Ora, quello che state vedendo in questo momento è l'home page del sistema. Il prodotto in realtà è composto da quattro funzioni, da quattro sottomenu, come potete vedere, dove ci sono fisicamente l'home page, che è quella che stiamo vedendo in questo momento. Poi abbiamo il report manager che permette di andare a fare fisicamente l'analisi dei prodotti. Poi abbiamo portfolio manager che permette di costruire portafogli in modello reali
di una selezione di fondi o di andare a ottimizzare l'asset allocation utilizzando strumenti come la frontiera efficiente, e poi c'è Risk Ruler che permette di andare a fare il posizionamento sia del prodotto ma più ancora del portafoglio in termini di rischio MiFID. A livello applicativo, come dicevo, l'home page è strutturato in tre tab. Quella che stiamo vedendo adesso è la lista dei preferiti. La lista dei preferiti è che, ovviamente come dice il nome stesso, è una lista che può essere creata all'interno della piattaforma e consente di tenere sotto controllo i prodotti su cui magari si ha un particolare focus nel momento in cui si decide di verificare. La lista dei preferiti in realtà a sua volta è composta da altri quattro pulsanti, dove il pulsante che state vedendo in questo momento attivo, rendimenti, consente di avere una serie di valori di performance dei prodotti finanziari preferiti in n orizzonti temporali. Si parte da un mese e si arriva a 10 anni. Invece, se io clicco su prezzi, andrò a vedere la data di lancio, quindi la data di avvio del prodotto finanziario che sto guardando, che ho sotto i preferiti, l'ultimo valore del nave e la variazione giornaliera rispetto alla giornata precedente. Invece, pulsante controllo del rischio consente di andare a vedere i valori di deviazione standard e sharp e sottoporre a rating MoneyMate i prodotti che sto analizzando. Sul rating MoneyMate poi magari torno più tardi. Invece questo pulsante qua, che è la prima verticalizzazione ancor più coerente sulla parte degli indicatori ESG, è proprio avere sott'occhio gli indicatori MSCI relativamente ai prodotti finanziari. Perché sono importanti? E anche già gli indicatori MSCI in questa versione assumono un significato particolare. I fund metrics che abbiamo in esclusiva attraverso, sempre anche grazie all'apporto di Ethica News da MSCI stessa, sono degli indicatori che MSCI crea utilizzando, andando ad analizzare il sottostante del fondo. Quindi loro vanno a spacchettare fisicamente il fondo, fanno un'analisi ESG e poi danno una serie di punteggi. La particolarità però degli indicatori fund metrics sono sul fatto che comunque anche l'indicatore fund metrics stesso non è fatto esclusivamente sui prodotti che sono dichiaratamente SRI o ESG, ma viene fatto sui prodotti finanziari. Quindi un indicatore MSCI fund metrics lo potete trovare anche ad esempio su un prodotto come Carmignac Matrimoine, che non è un prodotto SRI, cioè non è dichiaratamente SRI. Invece il fatto che questa versione particolare di FanFocus sia verticalizzata sui prodotti dichiaratamente SRI, questo vi consente di andare a fare un'analisi ancora più verticale sulla parte di sottostante che fa MSCI. Questa cosa qua ovviamente qui viene riepilogata nei preferiti e ovviamente cliccando sul nome del fondo, questo in realtà vale dappertutto all'interno dell'applicazione, cliccando sul nome del fondo viene generata quella che Ugo vi ha fatto vedere prima velocemente, che è la scheda di dettaglio. La scheda di dettaglio del fondo viene calcolata sempre in tempo reale e ovviamente riporta una serie di informazioni sia a livello di rischio sia a livello anagrafico del fondo. Questa sezione ovviamente invece è dedicata completamente alla parte MSCI ESG Fund Metrics, dove vengono riepilogati i valori ESG Fund Metrics del prodotto, e ovviamente c'è il link, cliccando sul logo MSCI o su questi due link presenti nella scheda, che vi permettono di andare fisicamente ad andare a consultare la guida di riferimento di MSCI su come vanno letti i prodotti, dove però comunque prima vi abbiamo fornito una veloce riassunto. Ovviamente la scheda non si ferma qui, ovviamente c'è tutto il valore di performance dalla data di lancio, ci sono gli spacchettamenti dei prodotti finanziari, ma in più, e qua cominciamo a vedere la prima verticalizzazione degli indicatori, abbiamo questo pulsante più che consente di aggiungere una serie di grafici a piacimento. Cioè la particolarità di FanFocus è che ogni singola analisi, ogni singolo documento non è mai un documento statico, ma un documento che al di là di alcuni, nel caso della scheda di dettaglio, valori statici come gli spaccati, come la performance da lancio, può essere arricchito con dei grafici ben creati al momento su un universo temporale a proprio piacimento. Ma quello che a me piace particolarmente in questa versione è questo grafico qua. Questo è il grafico rischio-rendimento del prodotto rispetto alla categoria. Ma attenzione,
non è la categoria standard come può essere la categoria Money Mate, la categoria Morningstar, la categoria Suggestioni, ma è la categoria ESG creata da Noemi. Quindi se andiamo a guardare la scheda di dettaglio in alto, questo prodotto qua, che è un First State, è un fondo SRI azionario. Fondo SRI azionario quindi vuol dire che i puntini presenti in questo grafico a dispersione sono esclusivamente i prodotti SRI azionari, dove in questo caso il prodotto si propone come il prodotto che ha la migliore performance a fronte del minor rischio della categoria. Quindi qui fisicamente si vede in un modo già filtrato qual è il prodotto migliore della categoria, ma ovviamente passando il mouse sopra gli altri pallini si vedono fisicamente quali sono gli altri. E quindi questa cosa qua, questo grafico qua, in questo momento, questo grafico che state vedendo, che è esportabile attraverso questi pulsanti, questo menu, è un grafico unico. Cioè è un grafico che adesso abbiamo generato in qualche secondo, ma fino a ieri, se volete creare questo grafico qua, dovevate prendere il vostro prodotto d'analisi, andarvi a censire tutti i prodotti SRI e creare magari un report ad hoc con questo tipo di grafico. Invece qua viene fatto in tempo reale ed è dinamico, perché ovviamente ogni qualvolta il comitato scientifico di Etica News inserirà un prodotto SRI in piattaforma, automaticamente questo grafico verrà popolato con nuovi prodotti che vengono inseriti in piattaforma. Questo a livello di scheda, poi ci sono alcune altre funzioni, ma le vedremo. Ovviamente il prodotto, essendo un prodotto di taglio istituzionale, consente l'esportazione della serie storica dei prezzi, quindi vuol dire che potete tirarvi giù la serie storica perché magari avete bisogno di importarla nei vostri sistemi per farvi altri tipi di analisi, e ovviamente può essere esportata come PDF, quindi questa scheda qua viene esportata, impaginata con i grafici che avete costruito per poter essere o inviata al consulente o inviata al cliente o presentata in una vostra relazione. L'altro menu invece, che è diciamo il motore vero e proprio di FanFocus, è il menu Report Manager. Il menu Report Manager consente di poter fare una serie di cose. La prima voce è rendimenti e PAC. Rendimenti e PAC consente di fare l'analisi, la classica analisi rischio del rendimento, quindi performance contro deviazione standard, di una selezione di prodotti che ho messo in selezione. Mentre l'analisi quantitativa è il cuore di FanFocus, è il motore, il nostro modulo nobile, consente di poter analizzare la selezione di titoli su oltre 40 indicatori quantitativi. Quindi c'è di mezzo drawdown, max drawdown, c'è periodo di recupero, c'è la correlazione, la covarianza, lo sharp, sortino. Insomma, ci sono oltre 40 indicatori di calcolo finanziari presenti in piattaforme che vengono sempre calcolati on the fly. La correlazione, vabbè, qui non penso di dovervi spiegare nulla, è la classica matrice di correlazione. La particolarità di FanFocus, come vi dicevo, è l'apertura, la completa libertà di analisi. Quindi, in particolare, quando parliamo di matrice di correlazione, la particolarità del sistema è che vi consente di correlare il prodotto o una selezione di prodotti eterogenei. Quindi voi potete mettere in correlazione fondi SRI con ETF SRI, con indicatori SRI, indicatori che possono essere quelli che ha fatto vedere prima Ugo, tipo l'MSCI Europe o uno dei vari indici presenti in piattaforma che spaziano dagli indici FTSE, gli indici Barclays, piuttosto che gli indici MSCI o Comit, Fideuram e quant'altro. Asset Split vi permette di esportare in tabella gli spaccati dei fondi, quindi quei grafici a torta che avete visto prima nella scheda di dettaglio, quindi magari mettere in comparazione l'asset allocation di vari prodotti finanziari. Invece lo storico NAV permette di esportare in modo massivo le serie storiche dei prodotti finanziari, quindi prima questo pulsante che ho fatto vedere prima vi permette di esportare la serie storica del singolo prodotto finanziario. Invece il modulo storico NAV vi consente di esportare la serie storica di una selezione di strumenti finanziari. Entrando ancora di più nel merito, il primo modulo che vi faccio vedere è il modulo rendimenti e PAC. In realtà il modus operandi di MoneyMate è un modus che è standard in tutti i moduli che andremo a vedere, quindi in realtà come funziona l'applicativo è sempre seguendo 5 passi. Cioè il primo passo è la scelta dell'investimento, quindi da qui si va a scegliere l'elenco di prodotti che voglio mettere in analisi. Il secondo punto è la definizione dell'intervallo temporale. Quindi si va a dire al sistema su che orizzonte temporale il programma deve andare a fare i calcoli sugli indicatori finanziari che sceglieremo successivamente. Mentre nel punto 3, imposta l'analisi, il sistema vi consente di andare a dire come il financial engine che sta sotto MoneyMate
deve fare i calcoli. E diciamo che i punti più importanti sono sostanzialmente questi quattro. La valuta base è come il sistema deve gestire il cambio, cioè di default è euro, quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se io ho in selezione dei fondi in dollari, la performance, prendendo l'indicatore di performance, che andrò a esprimere sarà in euro, quindi segue lui il cambio. Ovviamente i valori sono selezionabili, diciamo che in money meter sono comprese tutte le valute mondiali, però secondo me quello, l'altro parametro che viene più utilizzato è local currency. Local currency serve che, cambiando un po' rispetto a prima, se io in selezione ho un fondo in dollari e un fondo in euro, selezionando local currency qua, il sistema ritornerà a me la performance del fondo in euro e la performance del fondo in dollari, quindi annullando l'effetto cambio. Ovviamente anche qua, nei dividendi, il sistema gli si dice come deve ragionare sullo stacco dei dividendi, quindi ovviamente di default il sistema è impostato per reinvestire il dividendo, ma ovviamente gli si può dire di escludere il dividendo dalle performance. Infine, gli altri due pulsanti che sono interessanti sono filtro prezzi weekend. Come sapete benissimo, qualsiasi data provider mondiale riporta durante sabato alla domenica il prezzo del venerdì. Questo non è una prassi, questo è un prezzo ufficiale, però fisicamente, ovviamente, riportare sabato alla domenica lo stesso prezzo del venerdì ha degli impatti sulla volatilità, pur considerando il fatto, come dicevo prima, che è un prezzo ufficiale. Quindi da qui in realtà è possibile escludere sabato e domenica dall'analisi che uno sta facendo, perché magari per il tipo di analisi che si sta facendo in quel momento è necessario escludere il weekend. Invece, come vi dicevo poc'anzi, dopo andremo a vedere anche come è composto il database, è possibile anche impostare di impostare sempre gli indici tipo MSCI, Fideuro e compagnia in valuta locale. Quindi, come sapete, l'indice è un paniere, tecnicamente può essere escluso dal fatto che venga eurizzato il valore dell'indicatore scelto. Quindi da qui è possibile sostanzialmente dire ok, se io metto lo spunto in questo modo e facciamo un esempio in selezione ho un fondo in dollari, un fondo in euro e l'indice MSCI the World, ovviamente il fondo in dollari verrà la performance espressa in euro, mentre l'indicatore MSCI the World verrà espresso nella propria valuta base. Ritornando nel punto 1, il sistema com'è composto? Il sistema è composto, come dicevo, il punto 1 è composto da un motore di ricerca. Il motore di ricerca si appoggia su tre tipi di metodologie di ricerca. Il primo è questo è il motore più semplice ed è un motore alla Google. Quindi da qui è possibile fisicamente inserire un pezzo del nome piuttosto che un ISIN e il sistema andrà a cercare l'ISIN o il nome che corrispondono alla ricerca effettuata. Invece il secondo punto è un sistema a tre selettori che permette la navigazione all'interno del database. La navigazione del database parte sempre dalla tipologia di investimento e qui andiamo a vedere come viene costruito il database. Quindi, come vi diceva prima Noemi, il database è composto da due macro categorie che sono le tipologie di investimento, che sono gli ETF SRI e i fondi SRI. In realtà poi c'è un terzo valore che sono gli indici. Gli indici sono i valori divisi, sono gli indicatori divisi o per regione mondiale, cioè per stato, per nazione, oppure per fornitore. Quindi se io vado a vedere gli indici presenti in piattaforma, come potete vedere, ce ne sono un tot di indicatori disponibili per l'analisi e il confronto rispetto ai prodotti finanziari. Invece, il terzo strumento di ricerca è la ricerca avanzata. La ricerca avanzata è il nostro motore di ricerca quantitativo-qualitativo, che anche qui, in questa versione, assume un valore particolare, perché, come vi dicevo, il database è estremamente verticalizzato. Quindi, come vi ho fatto vedere prima Ugo, mi pare, cioè se io vado a prendere, ad esempio, i fondi SRI e vado a prendere la categoria degli SRI azionari, il sistema ti dice, ok, guarda, ne hai 692. A quel punto io però posso dire, ok, io voglio che di questi fondi mi tiri fuori solo quelli che hanno avuto una performance a 3 anni, magari tra l'8 e il 15%, e siamo già a 67, ma che abbiano avuto, che abbiano una coverage ESG superiore al 90%,
e che abbiano un profilo di rischio, e qui entriamo nell'ambito MiFID, definito da ESMA, non A5. Il sistema ovviamente va automaticamente a filtrare nel database tutti i prodotti che corrispondono a questo tipo di parametri. E ovviamente poi, cliccando sul pulsante verde, qui in realtà sono già tutti selezionati, volendo io posso rimuovere la selezione multipla e poi cliccando sui fondi che mi interessano e poi cliccando su questo pulsante in basso, andare ad aggiungere i filtri, i prodotti in selezione, ma io qua ho già scremato secondo la tipologia di ricerca che sto facendo in questo momento. Altra cosa molto importante, che è sempre nel punto 1, è gli average. Anche qua, chi usa Manemate, ho visto prima che tra gli utenti, cioè che tra i partecipanti di questo momento ci sono molti clienti di quelli che è la versione, diciamo, standard di Manemate, sanno già che per ogni categoria di prodotti finanziari c'è sempre la prima linea, questa qua, che è l'average. Che cos'è l'average? L'average è il calcolo in real time della media sull'indicatore dei prodotti che fanno parte di quella categoria. Quindi, se io faccio un esempio, guardate, vado veramente, veramente a caso, se io che so prendo questo obiettivo crescita e questo sto BNP, ne prendo due a caso, ok, e aggiungo, adesso io sono andato a prendere i fondi di ricadenza, riprendiamo quelli azionari che magari ha un po' più significato. Ok, se io vado a prendere, che so, questo ABLI Global Trend e poi vado a prendere questo AZ Fund, ok, ma seleziono la media, ok, la media, che cosa sto facendo? In questo caso io sto dicendo al sistema che voglio andare a analizzare a livello di rischio e rendimento i due prodotti che ho scelto rispetto alla media di categoria. Ovviamente, essendo la media di categoria creata dal Comitato Scientifico di Ethica News, questa media, quindi questo benchmark che viene calcolato in real time ed è un benchmark dinamico perché cambia in base a come il Comitato Scientifico di Ethica News va a aggiungere e togliere strumenti dall'universo dei prodotti SRI vendibili in Italia, ovviamente è un benchmark che non esiste. Cioè è un benchmark che è stato creato con questa piattaforma. Quindi fisicamente io che cosa vado a fare? Io vado a definire l'intervallo temporale. Qua il sistema già mi dà una prima indicazione, mi dice guarda che per il tipo di selezione che hai fatto, tu, siccome noi ovviamente siamo un prodotto che lavora sulla serie storica reale dei prodotti di investimento, oltretutto le serie storiche sono certificate e utilizzabili in ambito peritale, fisicamente lui ci dice guarda che tu per fare questo tipo di analisi non puoi più andare indietro del 15/4/2019, perché vuol dire che il prodotto più giovane scelto nella selezione precedente è nato il 15/4/2019. Di default il sistema analizza sempre a un anno, quindi va bene, per adesso per fare questa prova qua mi va bene così. Qui ritorniamo in quello che vi ho fatto vedere prima, per il momento lascio tutto così, va bene così. Qua io vado a costruire il rapporto, cioè quello che il sistema ritorna è una tabella simile a Excel, anzi in realtà è esportabile anche in Excel, e fisicamente da qua io posso andare a costruire l'analisi che voglio mostrare nel report. Ovviamente questi valori qua sono quelli che vengono inseriti di default, ma io posso cestinare tutto. In questo caso io voglio la performance del prodotto, magari voglio, giusto per fare un esempio, il codice ISIN, e voglio sapere la categoria di, scusate un attimo, il codice ISIN, voglio sapere la categoria, e voglio anche avere l'MCI coverage e la carbon intensity, e voglio anche avere il profilo di rischio ESMA. E volendo, metto anche la valuta. Ovviamente qui è anche possibile già ordinare il report, nel senso che io in questo momento sto facendo un report molto semplice usando degli indicatori non annualizzati, ma se avessi avuto degli indicatori annualizzati potevo dire al sistema di mettere gli indicatori annualizzati vicino rispetto a quelli cumulativi. Stessa cosa, se io adesso in questo momento sto lavorando solo su una categoria che è i fondi SRI azionari, mi sembra, io magari se in selezione avessi fatto un'analisi che coinvolge sia degli SRI azionari che degli obbligazionari che dei bilanciati, io potevo chiedere al sistema di andarmi a raggruppare il report mettendo tutti i prodotti SRI azionari vicino, tutti gli obbligazionari vicino, tutti i bilanciati vicino. A quel punto, cliccando sul report finale, il sistema va in elaborazione e mi calcola on the fly
la performance a un anno dei due prodotti che ho guardato rispetto alla media di categoria. Quindi, come vedete, in questo caso questo Alliance Versailles eccelle, cioè perché fisicamente se la media degli azionari all'ultimo anno è stato l'1,79, questo è un 15. E ovviamente qua a livello grafico lo esprimo in questo modo. Cioè qua a livello grafico lo esprimo in questo modo, ovviamente il grafico può essere espanso a pieno schermo per una più facile e veloce lettura. Se voglio magari rendere ancora più evidente la linea della media, in realtà poi può anche essere fatta col portafoglio e compagnia bella, posso magari decidere, ok, no, la linea della media la voglio nera con tratteggiata. Ok, in questo modo, come vedete, la linea viene modificata e viene resa molto più visibile e marcata rispetto, ovviamente qua vediamo che la Z Fund funziona leggermente diverso, cioè diversamente rispetto all'Alliance Versailles e rispetto alla media di categoria. Ovviamente questo poi è visibile anche a livello di rischio e rendimento, perché se io qua, come vedete, ci sono varie tipologie di grafico, come state vedendo il grafico lineare delle performance, poi abbiamo le barre orizzontali, le barre verticali, mensili, annuali. Diciamo che quello che poi piace a me particolarmente sempre è il grafico a dispersione, perché credo che in un colloquio con i clienti sia quello più facilmente visibile, e qua stessa cosa, cioè qui praticamente andiamo a vedere come è posizionato a livello di rischio e rendimento il prodotto rispetto alla media di categoria e rispetto all'altro prodotto. Ovviamente anche qua va lo stesso discorso di prima, cliccando sulla leggenda è possibile andare a cambiare, in questo caso solo il colore del pallino, cioè quindi qua per correttezza lo metto nero così. Ovviamente, ecco qua, come vi dicevo, il sistema è uno strumento di analisi aperto, quindi qua è possibile inserire tutti i grafici che si vogliono, su orizzonti temporali diversi, quindi se io ho iniziato a fare l'analisi un anno, nessuno mi vieta di tornare indietro, reimpostare l'analisi su 3 mesi, generare il grafico a 3 mesi. In realtà il grafico è a sua volta impostabile, quindi se io voglio vedere, che so, solo l'andamento da febbraio 2020, quindi periodo Covid, a oggi basta che seleziono periodo e boom, il grafico viene fisicamente zoomato sul periodo di riferimento. Poi è possibile impostare i grafici in matrice, quindi è possibile, se io ho creato n grafici, disporli sulla pagina e poi andare ad esportare il PDF in versione, in inglese, landscape, in orizzontale o in verticale, e quindi andare a impaginare il report completo come preferisco. In realtà non è tutto qui. Cioè, nel senso che se io, immaginate, sto scrivendo una relazione, perché devo presentare una relazione al mio comitato di consiglio di amministrazione, piuttosto che al mio cliente, e in realtà quindi ho una mia relazione che sto scrivendo su Word o su un programma di videoscrittura, ogni grafico può essere sempre scaricato in vari formati grafici o PDF per poter essere inserito all'interno della relazione, utilizzato nel contesto in cui si necessita. Altra cosa molto importante, come vi dicevo, come ho fatto vedere, il grafico è resettabile ed è zoomabile come si preferisce. Stessa cosa per la tabella. La tabella è possibile esportarla in Excel, quindi fisicamente questa analisi viene fotografata ed esportata in una tabella Excel, ma questo invece è molto più interessante per gli uffici studi, è possibile esportarla come live report. Il live report in realtà non è nient'altro che un Excel vivo, è un Excel che indica all'interno un collegamento live col database, col Financial Engine Manimate, e si aggiorna automaticamente ogni volta che io apro Excel. È una cosa che in realtà è molto istituzionale, penso che l'unico altro competitor che ha una funzione di questo tipo è Bloomberg, e fisicamente questa cosa qua consente di creare un set di report che automaticamente si aggiornano, o addirittura se avete possibilità di colloquiare con il vostro IT interno, è possibile agganciarle direttamente a un database SQL piuttosto che ad altri applicativi interni, perché il tutto si appoggia su architettura Microsoft standard, quindi non ci sono particolari problemi di integrazione con realtà aziendali complesse di vario tipo. Ovviamente, come vi dicevo ancora prima, è possibile, cliccando sul nome del fondo o su questa icona qua, accedere alla scheda di dettaglio che vi ho fatto vedere poc'anzi. Invece, cliccando sulla stellina, ovviamente è possibile aggiungere il prodotto nel preferito. Quindi, fisicamente, se io vado di nuovo in home page,
in home page mi ritroverò il prodotto che ho selezionato precedentemente. Altra cosa molto interessante, vedo un attimo che nel frattempo sì, sto vedendo un attimo, sono già andato, devo fare un aggiornamento. Fisicamente, come vi dicevo, è possibile ovviamente andare su altre funzioni prodotto. La seconda funzione molto importante dell'applicativo, perché in realtà è poi la funzione cuore, quella che diciamo scatena tutta la potenza di calcolo dell'applicazione, è la funzione di analisi quantitativa, che come vedete graficamente non differisce. Tra l'altro, ovviamente, il sistema, se siete in una sessione di lavoro, si ricorda le selezioni titoli che avete. Se avete qualche report salvato in piattaforma, che so, avete un report di performance e volete fare un report, che so, dove tirate fuori il drawdown, quindi potete caricare il report che avete salvato in sistema e utilizzare la selezione titoli in automatico per andare a fare altro. Ma in realtà, ritornando al motore di analisi quantitativa, come vedete, è uguale visivamente al report di performance. Quello che cambia qua, e in realtà cambia anche un altro punto, ma lo faccio vedere subito dopo, dove non avete solo più indicatori performance contro rischio e calcoli dei quartili, ma qua avete totalmente in mano tutto il motore grafico, tutto il motore finanziario di Moneymate. Quindi avete l'alfa, la fa di Jensen, il beta, la correlazione, la covarianza, insomma avete praticamente tutto il sistema in mano. L'altra cosa che cambia, questo è molto tecnica come cosa, è proprio la parte, di definizione dell'intervallo temporale, che a differenza del modulo di rendimenti e PAC, consente di definire la frequenza di campionamento. Questa è una cosa che Moneymate penso che sia l'unica che faccia. Cioè qui facciamo un esempio. Qui vedete come di default il periodo temporale di default è un anno. Io qua ovviamente posso andare indietro, come vi ho fatto vedere prima, sulla selezione titoli fino al 15.4, ma in realtà considerate che potete andare indietro quanto volete se la serie storica del prodotto che state analizzando ve lo permette, ma potete dire come il Financial Engine deve calcolare il dato. Voi considerate che Morningstar, un applicativo tipo il Direct, calcola, campiona il dato mensilmente, questo su qualsiasi indicatore scegliate. Invece su Moneymate questa cosa è impostabile, quindi di default già noi siamo settimanali, quindi vuol dire che in questo caso qua, nel periodo temporale che passa tra il 27 maggio 2019 e il 27 maggio 2020, per l'indicatore che andrò a scegliere nel punto 4, il calcolo viene fatto campionando il dato ogni settimana di ogni mese. Invece se io scelgo set mensile, fisicamente verrà campionato un dato al mese, ma io posso addirittura scegliere di scendere giornaliero e quindi il sistema andrà a campionare nav per nav ogni giorno per un anno per darvi un valore calcolato più preciso possibile a seconda del tipo di analisi che dovete fare. È possibile ulteriormente anche definire degli intervalli temporali, quindi andare anche qua a dire io voglio che la performance sia calcolata una settimana, un mese, tre mesi e così via, in base alla tipologia di analisi che voglio creare all'interno della piattaforma. Il modulo correlazione, come vi dicevo, questo qua è molto più veloce, molto più semplice, vi permette di andare a vedere come sono correlati gli strumenti tra di loro. Quindi io ad esempio in questo caso vado a prendere un indice e fisicamente, che so, vado a prendere come la regione, visto che il database è quello italiano, come vedete i paesi ci sono praticamente tutti, voglio andare a vedere come è rapportato con i Fideuram azionari. Quindi a questo punto io, anche qua tengo il mio solito anno di analisi. Come vedete è tutto sempre molto uguale, tutto molto lineare, il sistema in tempo reale mi va a creare la matrice di correlazione tra i prodotti che ho scelto e l'indice che ho scelto. Asset split e storico NAV ve li faccio eventualmente vedere nel caso poi fosse interessato all'applicativo, ma sostanzialmente consentono di esportare i valori di asset split dei prodotti finanziari scelti e o esportare le serie storiche. Invece, il motore di portafoglio consente di combinare gli strumenti finanziari tra di loro per creare o un portafogli reali, quindi inserire proprio le transazioni, o i portafogli modello. I portafogli modello consentono fisicamente di creare proprio una modellazione portafogli. Io ad esempio prendo questi titoli, ormai ce li ho qua in selezione, uso quelli, da qui praticamente, come vedete, è sempre tutto uguale, quindi posso anche andare a fare un'analisi sulla categoria
con la ricerca avanzata, come vi ho fatto vedere prima, e quindi andare a scremare dei prodotti per tipologie, per una mia idea di investimento, e poi provare con la selezione che viene fuori a creare un portafoglio. Sostanzialmente poi da qui andiamo a definire il portafoglio. Portafoglio, il sistema mi ripropone la data minima da cui il portafoglio può partire. A quel punto io qua definisco l'asset allocation del portafoglio come deve essere. Io uso un pulsante di ribilanciamento e bilancio tutto 50-50. Ovviamente il sistema in questo caso qua dice: ok, tu hai scelto questi due prodotti, in questo caso qua il tuo portafoglio è composto in questo modo, ma ovviamente lui cosa fa? Va a leggere le schede di dettaglio dei sottostanti e mi va a dire il portafoglio con questa tipologia di configurazione, come è composto. Ovviamente ho scelto due serie azionari, quindi è al 95% azionario, come è composto a livello di distribuzione settoriale e come è dislocato a livello di distribuzione geografica. A quel punto cosa succede? Io salvando il portafoglio, si chiama test, lo salvo e che cosa ottengo? Niente. Cioè, nel senso che in realtà non è che non ottengo niente. Com'è che funziona FanFocus? Questa è un'altra particolarità. Adesso, avendo salvato il portafoglio test, il portafoglio test viene visto dall'applicativo come se fosse una sorta di fondo di fondi virtuale, dove la data d'avvio è la data d'avvio, in questo caso, del fondo più giovane, perché ho scelto quello, se no potevo scegliere una qualsiasi altra, e quindi può essere analizzata esattamente come se stesse analizzando un qualsiasi altro fondo. Oppure mettere a confronto con un indice, con un altro prodotto finanziario, con un ETF, oppure addirittura se avessi due versioni del portafoglio con asset allocation diverse, mettere a confronto i due portafogli tra di loro e vedere nel tempo come si sarebbero comportati. Quindi anche questo lo si fa esattamente come abbiamo fatto prima, cioè quindi andando ad esempio nel modulo rendimenti e PAC, ovviamente io ho una sezione in più che si chiama portafogli modello. Fisicamente qua seleziono il mio portafoglio test, ma se avessi avuto più di un portafoglio li potevo selezionare tutti quanti e li andrò ad analizzare esattamente come avete visto fino adesso. Invece, per semplificare un po' più la vita, nella sezione dedicata ai portafogli, quindi dove fisicamente è il container dove i portafogli vengono salvati, cliccando direttamente su questo pulsante, il sistema andrà a calcolarmi un report al volo di performance contro deviazione standard del portafoglio rispetto ai suoi sottostanti. Quindi, come potete vedere, il mio portafoglio test, che è un portafoglio ovviamente qui pesato di due prodotti presi a casaccio, ha performato dal lancio, quindi dal 15/4/2019, il 7,66, dove la Alliance Bernstein mi sta tirando il 13% e la ZFund il 2,40. E a livello grafico viene espresso in questo modo. Quindi, come prima ho voluto mettere in evidenza l'indice, se vi ricordate bene, qua allo stesso modo vado a mettere in evidenza il portafoglio. Quindi nel caso voglio andare ad analizzare e vedere come il portafoglio far vedere al cliente come il portafoglio abbia performato nel corso dell'ultimo anno dalla data di lancio, fisicamente così lo metto in evidenza rispetto alle linee dei prodotti sottostanti. Questo giusto per darvi una panoramica sull'utilizzo dell'applicazione. Poi ovviamente c'è ancora lo strumento di portafoglio reale, che è molto simile, ma si va veramente in portafoglio reale, quindi lì si può proprio simulare l'attività di acquisto, di vendita, gestione del liquido e quant'altro, dove è possibile creare una reportistica avanzata che vi dia non solo gli indicatori che vi abbiamo fatto vedere, più tutti i vari indicatori di rischio, ma vi dà anche un foglio Excel di performance contribution. Quindi, ipotizzando di aver creato un portafoglio reale di top prodotti finanziari, il sistema vi rendiconterà mensilmente quanto ogni singolo sottostante ha portato alla performance globale del portafoglio. E in più poi c'è l'ottimizzatore. L'ottimizzatore è basato sulla frontiera efficiente di Markowitz. L'ottimizzatore ovviamente è in grado di ottimizzare un portafoglio esistente o, lavorando sulle categorie, ponendo quindi facciamo un esempio, se io dico, se io dico, ok, qua adesso resetto i filtri, dico degli azionari, ok, facciamo un esempio, io dico voglio di tutti gli azionari
Come vi dicevo prima, adesso magari abbiamo un orizzonte temporale, a 3 anni, ecco. Andiamo a 3 anni, voglio, che so, tutti i prodotti finanziari che hanno avuto queste performance, ma siano all'interno di questa performance. Voglio quelli che stiano nel profilo di rischio 6, voglio quelli che magari hanno un ESG coverage del 90, almeno del 96%, e li aggiungo in selezione. Poi faccio la stessa cosa, perché considerate che in una singola analisi posso mettere dentro 500 strumenti finanziari, quindi magari vado a prendermi degli obbligazionari, giusto per fare un minimo, prendiamo un bilanciato flessibile. Quindi adesso. Ah sì, ok. E voglio quelli che hanno avuto anche qua una performance, anche qua giusto per correttezza, 3 anni, che abbiano avuto comunque una performance positiva, che anche questi siano con una coverage ESG. Qua sì, questo è stato un po' troppo. Ok. Che abbiano una coverage ESG al 94%, che siano magari in un profilo di rischio, questi lo voglio un po' più basso, in un profilo di rischio 3, butto dentro questi due. A quel punto, avendo inserito tutto quanto, io da qui in avanti vado a dire al sistema di crearmi concettualmente un portafoglio basandosi sulla frontiera efficiente, dove è possibile ovviamente anche qua mettere o dei vincoli del tipo a livello di singolo strumento decidere quanto deve esserci dentro nel portafoglio di minimo o di massimo, oppure andando a lavorare sulle categorie, quindi io voglio che, forse non ho selezionato gli obbligazionari, però io voglio che questo portafoglio, che so, sia composto di 50% reazionari e 50% flessibili. Scusate, prima non ho selezionato i prodotti all'interno della ricerca avanzata, e quindi lui cosa fa? Andrà a scegliere i migliori prodotti nelle singole sottocategorie e ti comporrà un portafoglio che rispecchi questi requisiti. Io più o meno avrei finito, nel senso che quello che volevo mostrarvi a grandi linee, adesso non volevo entrare proprio nel dettaglio di tutto quanto, però giusto per darvi un'idea a grandi linee di come funziona l'applicativo e di come questa verticalizzazione dà una connotazione forte al sistema, e secondo me semplifica moltissimo il lavoro a un fan picker in ambito SRI. Grazie Ale, grazie mille. È sempre, devo dire, rimango sempre colpito dalle potenzialità della macchina, tutto il potenziale che esprime in quella che è la ricerca poi sottostante, cioè come la rende, come è possibile gestire questo potenziale di ricerca in una maniera funzionale a chi ci lavora. Allora, io adesso lascerei un po' di spazio alle domande e partirei con una domanda che è arrivata già un po' di tempo fa, a cui poi tu avevi risposto in Q&A, ma così la condividiamo. Peraltro devo dire che questo materiale, cioè il webinar, è registrato e sarà poi a disposizione di chi ha partecipato, e comunque sarà l'oggetto per la costruzione di un tutorial per chi poi si approccerà al prodotto e al progetto. Allora, la prima domanda la faccio direttamente ad Alessandro. L'Atlante SRI può essere utile per un fondo che vuole iniziare il suo percorso verso un'integrazione ESG? Se sì, come? Ma sicuramente sì, perché fisicamente, come avete visto, è possibile andare a posizionare i prodotti in base alle strategie, cioè grazie comunque al lavoro sulle categorie che ha fatto Noemi è possibile capire chi c'è, come performano, come posizionano, quindi è possibile da lì a capire un attimino, in base alle varie informazioni che sono presenti all'interno dell'applicativo, capire chi sono i competitor potenziali e capire un attimino come si comportano gli altri. Quindi per me, che potrei essere un fund manager che devo ovviamente adattare la strategia di investimento del prodotto che voglio far diventare SRI, uno riesce a capire in base alle modifiche che va a fare la sua strategia dove va a finire. Perfetto. Un'altra domanda. Nell'analisi del portafoglio che tu ci hai fatto vedere, cioè nella costruzione di questi panieri, il fan focus, cioè Moneymeter, riesce a dare dei valori di sintesi in termini agli indicatori di rischio e di rendimento.
Ci sono anche possibilità di avere sintesi delle metriche ESG o di alcune delle metriche ESG che vengono portate per il singolo fondo? Sì, perché ovviamente, come vi ho fatto vedere prima, quando io apro la scheda di dettaglio, ovviamente il sistema mi va a visualizzare la scheda di dettaglio e quindi va a, in questa sezione qua, va a dirti puntualmente di questo prodotto come si posiziona. Quello che viene fatto un attimino è la possibilità anche di andare a vedere da una parte sul sito MCI come vengono calcolati gli indicatori, perché, e qua faccio un esempio molto calzante, se parliamo di ESG Quality Score o piuttosto di ESG Coverage, chiaramente sono valori percentuali, quindi sono valori molto semplici da comprendere, perché ovviamente cosa succede? Se io dico che il 97% del sottostante del fondo è compatibile con logiche ESG, vuol dire questo, non è interpretabile, non c'è possibilità di essere tratti in inganno. Ma se io vado ad esempio a vedere che la carbon intensity di questo prodotto finanziario è 52,85, chiaramente questo è un valore che non ha un termine di paragone, quindi rischia di diventare un po' fuorviante, cioè potrebbe essere poco, potrebbe essere tanto. Invece la ricerca avanzata, siccome ti dice i minimi e massimi di ogni singolo indicatore ESG, io prima vi ho fatto vedere solo l'ESG coverage, ma se io vado ad esempio nella ricerca avanzata, vado a prendere adesso qua resetto e delimito i filtri, se io vado a prendere, che so, giusto per fare l'esempio di prima, gli azionari, e vado ad aggiungere la carbon intensity, eccola qua, lui cosa ti dice il sistema? E ti dice il sistema che il valore minimo di emissioni di carbone per quella categoria di prodotti è 22, il massimo è 434. Quindi se quello di prima era 52, direi che va bene. Cioè, nel senso, ha un'emissione sicuramente molto bassa rispetto al massimo che si può trovare all'interno di questa categoria di prodotti. Ma quindi questa la faccio io domanda, scusa. Nel senso, questa applicazione che qui va dal 22 al 434.46 lo posso fare anche su un paniere di titoli? Certo. Allora aspetta, no, in realtà sì, nel senso che questo valore che vedi sono il valore minimo e il valore massimo dei 614 fondi di questa categoria. Okay. Quindi quel fondo che abbiamo visto prima, il valore era 52, quindi è appena sopra il minimo. Ok, se io invece, ovviamente, e qua rispondo alla tua domanda, seleziono dei titoli, cioè quindi anche qua adesso ne prendo due, giusto per fare un esempio, vado a prendere due prodotti e decido ovviamente di inserire, ritornando il valore, ovviamente il sistema mi andrà a creare la tabella indicandomi i valori di emissione di carbonio. Quindi da qui io poi posso fare la scelta di quello che più mi aggrada in questo momento. Cioè quindi la Mundi ha un 94 e il BNP ha un 55. Quindi da qui posso andare a confrontare. Ovviamente agendo sulle colonne posso andare a ordinare i prodotti per i livelli di emissione. Ok, quindi tu ce li hai qua. Quindi diciamo che la risposta alla domanda è che ci sono alcune metriche che sono lavorabili, cioè possono essere resi in media sul portafoglio, altre tipo questa che non ha senso che l'elaborazione venga fatta in termini di media sui prodotti. Ma devi vedere sui massimali, perché esatto, sennò diventa difficile. Sono valori complessi. Altra domanda, è qui la che chiamo in causa anche Noemi. Considerate anche i fondi long short e i fondi alternativi ESG? La domanda. Allora, attualmente non c'è una categoria dedicata solo a quei fondi, sì, però se rispondono ai criteri di inserimento che avevamo visto prima, possono essere inclusi. Ovviamente nel momento in cui il numero consente di creare una categoria abbastanza corposa, verrà poi introdotta singolarmente, altrimenti vengono accomunati ad altre categorie. Perfetto. Ci sono, un'altra domanda, nella piattaforma ci sono solo fondi registrati in Italia o anche SICAP, lussemburghesi, irlandesi commercializzati in Italia? Anche questi sono all'interno della piattaforma sono inseriti fondi che sono distribuiti, commercializzati in Italia. Sì, quindi ci sono sia fondi di diritto italiano che fondi che sì. Quindi possono anche essere registrati
Lussemburgo, ma essere distribuiti e distribuibili in Italia. A questo punto avevo altre domande che erano arrivate, cioè tipo è possibile calcolare il rendimento di una selezione? Certo, hai già risposto perché ti ho fatto vedere che possiamo tracciare il portafoglio alla stregua di un singolo prodotto. In realtà, il bello di FanFocus è che alcune cose possono essere fatte in modo diverso, cioè nel senso che la domanda che ha fatto la domanda che ha appena fatto in realtà ha due risposte. La prima è creando un portafoglio ovviamente il rendimento del portafoglio dipende dall'asset allocation, quindi da quanto il sottostante, cioè quindi da quanto ogni singolo prodotto del sottostante è esposto all'interno del portafoglio. In realtà FanFocus consente anche di lavorare, prima vi ho fatto vedere l'average vi calcola la media della categoria, quindi va a vedere in tempo reale il valore medio di rendimento di una categoria, ma se in realtà adesso anche qua ne ho solo due in selezione, ma volessi avere il rendimento medio della mia selezione titoli, e c'è anche questa possibilità qua, attraverso la media della selezione. La media della selezione che ho selezionato, scusate il gioco di parole, praticamente vi consente on the fly di calcolare il rendimento medio o la deviazione standard media, sono gli indicatori scelti, della media dei prodotti selezionati. Quindi fisicamente lui va a fare il calcolo medio, quindi fa, in realtà se fosse un portafoglio come se qui avesse un portafoglio qui pesato, ma in realtà se io voglio prendere una selezione di prodotti e vedere quella selezione di prodotti lì che rendimento medio mi fa sull'orizzonte temporale, con la media selezione questo si fa al volo. Va bene. Domanda, ci sono i documenti ufficiali sulla piattaforma? Sì, scusatemi, anzi, me ne sono dimenticato io. Sì, nella scheda di dettaglio del prodotto, cioè se io clicco, come avete visto prima, sul nome del prodotto, accedo alla scheda. Come avete visto, la scheda si può fisicamente configurare con le varie, secondo le varie necessità, ma fisicamente è possibile, cliccando su questo pulsante, andare alla sezione documentale. La sezione documentale copre, attraverso la partnership che Manimate ha con Fandinfo, tutta la documentazione ufficiale del fondo. Quindi c'è l'annual report, in questo caso c'è in italiano e in inglese, il KID in italiano, il prospetto, la strategia di investimento del fondo, il SARE, il semi-annual report, il report semestrale, e anche qua c'è di nuovo il prospetto in inglese. Quindi basta cliccare ad esempio sul KID e fisicamente viene aperta una scheda di dettaglio che ti dà l'ultimo KID ufficiale disponibile del prodotto che stai visualizzando. La cosa interessante è che ovviamente avendo la possibilità di avere il documento ufficiale non si perde mai il punto di riferimento, cioè nel senso che questa versione di FanFocus, permettetemi il corrispettivo nautico, è un faro nel mondo dei prodotti SRI. Però ovviamente questi sono comunque poi sempre prodotti finanziari che risiedono in una categoria che è quella del mercato. Quindi ovviamente attraverso il KID si può andare a vedere che questo prodotto, che è un fondo SRI azionario, però fa parte di una determinata categoria di prodotti secondo le categorie standard. Quindi sì, comunque la risposta è sì, cioè la documentazione è sempre disponibile per tutti i prodotti. Va bene, allora io, visto che siamo già prossimi all'una, e siamo andati oltre anche quanto immaginassimo, io chiuderei con una domanda quasi commerciale amministrativa, e la domanda che ci viene posta è la richiesta: è la piattaforma è all'interno dell'abbonamento IT Pro di Etica News o all'interno dell'abbonamento FanFocus di Manimate? Lascio la parola ad Ugo, che così chiude con l'aspetto commerciale del come svilupperemo questo progetto. Grazie Luca. Allora, la piattaforma Atlante.sri richiede un abbonamento a parte, a sé stante, e lo abbiamo quantificato in 3.000 euro fino alla fine di agosto. Questa è una promozione che abbiamo deciso di rilasciare appunto fino alla fine di agosto, in modo da lasciare a tutti i fund picker, i gestori, i banker, società di gestione coinvolte il tempo di valutarla e di acquistarla in questa forma di scout. Perfetto.
L'abbonamento è annuale e ci sono i riferimenti, magari riusciamo a caricare i riferimenti con cui chiudiamo, però Ale tu devi togliere la tua condivisione e Ugo caricare la tua. Direi che sì, abbiamo risposto a una serie di domande, cioè, siamo comunque a disposizione, mandateci i vostri eventuali dubbi o richieste anche dal punto di vista del come sviluppare assieme a questo progetto. Direi, se i relatori, che ringrazio, Ugo, Noemi e Alessandro, non hanno altri spunti da evidenziare, chiuderei. Quindi ditemi voi se possiamo terminare. Per me è a posto, Luca, grazie. Anche per me, grazie ancora e complimenti ancora a tutti. Perché... No, complimenti a voi, ragazzi. Allora, vi faccio un applauso io. Ringrazio e auguro a tutti, vista l'ora, un buon momento di pranzo e un buon lavoro per il resto della giornata. Ci si rivede nei prossimi appuntamenti all'interno dei nostri webinar. Okay. Io ci faccio l'antesì. Grazie. Grazie. Buona giornata a tutti. Grazie.